QWERTY o non QWERTY, questo è il problema. HTC ha risolto sui suoi touchscreen aggiungendo tastiere fisiche anche ai dispositivi da utilizzare con le dita. Siete sul cellulare magazine.it con Emilio Ignapiano che vi condurrà questa volta attraverso una piccola comparativa del Touch Pro 2 verso il Touch HD. Prima di tutto vediamo le dimensioni di questi due telefoni ben diversi. 116x52,2x17,25 mm per il Pro 2 contro 115x62,8x12 mm per l'HD Touch. Niente sul lato destro, eccetto i due pennini incastonati nelle scocche, dimensioni non troppo contenute, fortunatamente. Infatti questi schermi possono essere utilizzati non solo con le dita ma anche con i pennini. Nella parte posteriore troviamo la fotocamera principale, c'è un'altra frontale dedicata alla videochiamata, come potete vedere. Quella principale del Touch HD è da 5 megapixel con autofocus, purtroppo non c'è nessun flash né LED né tradizionale. Sul Touch Pro 2 abbiamo una fotocamera invece da 3,2 megapixel, sempre con autofocus e sempre senza LED flash o altri tipi di flash. E c'è però un tasto che serve a mettere in silenzioso il telefono durante una chiamata, molto molto utile. Nella parte posteriore anche i due speaker, non solo per la riproduzione multimediale, ma anche per il viva voce del telefono. Questa scelta è poco funzionale nel momento in cui si utilizza il telefono appoggiato ad un piano per vedere dei contenuti multimediali. Infatti verrà completamente coperto lo speaker e quindi il suono che ne uscirà non sarà molto molto pulito. La tastiera QWERTY è di ottime dimensioni, ben separati i tasti, belli grandi. Fortunatamente non ci sono solo le linee dedicate alle lettere, ma anche dedicata ai numeri. Quindi, per chi utilizzerà una tastiera QWERTY completa per email, per lunghe email, per SMS in movimento, questa è veramente un'ottima soluzione. Il meccanismo poi che permette allo schermo di bascolare e di avere qualsiasi posizione si voglia è molto molto comodo, in particolare quando ci si trova in condizioni di luci come queste dove bisogna regolare per non avere il riflesso sul display. Display sono molto grandi entrambi, però sono leggermente differenti. Infatti sul Touch HD abbiamo un display da 3,8 pollici, con la classica risoluzione 480x800 pixel, mentre sulla versione Pro 2 abbiamo un display da 3,6 pollici, quindi leggermente più piccolo rispetto a quello del predecessore. Entrambi i dispositivi hanno una ROM di 512 MB e una RAM di 288 MB espandibili con schede micro SD. Sono dei quadribanda GSM con connessione GPRS ed Edge, ma anche UMTS e HSDPA. Non manca il Wi-Fi, il Bluetooth versione 2.0 con supporto per cuffie auricolari senza fili con qualità suono a stereo e in più c'è anche l'antenna GPS, non solo per la navigazione satellitare, ma anche per poter fare geotagging dei video e delle foto e di qualsiasi contenuto si voglia, o anche utilizzare Google Latitude, eccetera. Come potete vedere, l'interfaccia utente è l'ultima versione della Touch Flow 3D. Questo è molto. Si riscontra una certa rapidità maggiore nella versione Touch HD rispetto alla Pro 2, anche perché questo terminale è uscito da poco in Italia e quindi non sono ancora disponibili aggiornamenti software. Ambedue i telefoni, come dicevamo, sono venduti in Italia e sono presenti a listino con alcuni operatori, quindi i prezzi sono decisamente variabili anche in base alle condizioni contrattuali. Per cellulare magazine.it, Emilio Vignapiano con il Touch HD,
e il Touch Pro 2.